programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group. Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, vi racconteremo i saperi e i sapori di Valdobbiadene, lo facciamo in questo studio ideale dove? Beh, alla fiera, l'antica fiera di San Gregorio, con Pietro Giorgio Davì, vice sindaco di Valdobbiadene, nonché assessore alle attività produttive. Allora, c'è un messaggio importante, Davì, che vogliamo lanciare, quello ai genitori, non date merendine ai vostri figli, è così? Sì, e questo anche l'esito di un incontro che abbiamo fatto qui dove abbiamo presentato le piccole produzioni locali, cioè le soppresse, i salami, le marmellate, il miele, i formaggi che vengono prodotti nei nostri territori a chilometro zero. Proprio c'è stato anche l'intervento da parte della regione che ha dimostrato gli aspetti positivi da un punto di vista nutrizionale di questi prodotti. Quindi il messaggio è specialmente ai bambini che frequentano le scuole, il messaggio da dare alle mamme: mangiate, ritorniamo ancora al panino con la soppressa, al panino col formaggio, al panino con l'ormelata, al panino col miele, e abbandoniamo quelle merendine che stanno creando un problema sociale molto grosso per la nostra società, che è l'obesità. E bisogna dire che anche la grande distribuzione sta tornando all'antico, sta valorizzando il locale, ci sono begli esempi che racconteremo anche nelle prossime puntate di Cronache Trevigiane. Qui siamo in Malga Barbaria, la malga del comune di Valdobbiadene, e c'è un concorso che qui viene fatto per premiare il formaggio migliore. E diciamo che sono tutti eccellenti. Sì, Valdobbiadene è conosciuta non solo per il Prosecco, ma anche per le sue montagne e le sue malghe, ce ne sono diverse, e ogni anno facciamo un concorso per premiare il migliore formaggio di malga. E formaggio di malga proprio prodotti a chilometro zero, si sa chi li produce e dove vengono prodotti, e già dalla mucca fino al formaggio finale. Allora, io la ringrazio, Davì, grazie ovviamente per averci accolto in questa fiera di San Gregorio. Noi ci fermiamo qui e tra poco continueremo a parlare sia con i casari ma anche di montagna e tanto altro ancora. A tra poco. Inaugurato il nuovo ospedale di Montebelluna San Valentino, un'opera attesa dalla popolazione e dagli utenti dell'UL Sotto di Asolo. Una struttura sanitaria all'avanguardia, con dipartimenti di prima classe come l'area materno-infantile, l'area medica e quella chirurgica, tutte dotate di reparti d'eccellenza. Un edificio di 25.000 metri quadrati che garantisce più di 300 posti letto. Tutto questo realizzato nel giro di 2 anni grazie a una gestione attenta ed efficiente dei fondi pubblici e privati. Ai nostri microfoni il direttore generale dell'UL Sotto, Renato Masoni. Complessivamente qui a Montebelluna 78 milioni di euro, di cui 2/3 del privato e 1/3 pubblico in un project financing che comprendeva però anche l'ospedale di Castelfranco, per complessivi 150 milioni. Non è voluto mancare a questa importante inaugurazione il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha affrontato i temi riguardanti la sanità veneta. Si chiude molto probabilmente in maniera assolutamente eccezionale, forse il miglior bilancio degli ultimi 10 anni, il che significa che dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato. Ovviamente la sfida continua, che è la sfida delle liste d'attesa, perché i cittadini assolutamente bisogna dare risposte. Z Group è un'impresa trevigiana che opera da più di 10 anni nel campo della comunicazione e dell'audiovisivo. Le sue troupe girano il mondo per conto di marchi prestigiosi, raccontando storie di uomini e di aziende. Z Group e le sue divisioni sono impegnate nella creazione di video per uso industriale, didattico, documentaristico e promozionale. Spot pubblicitari e prodotti video per la TV, il web ed il mobile. La creatività e professionalità di Z Group, applicata alla realizzazione di campagne promozionali, è al servizio di clienti pubblici o privati, anche attraverso lo svolgimento di attività di ufficio stampa.
E rientriamo allora in questo studio ideale a Valdobbiadene per l'antica fiera di San Gregorio. Abbiamo appena parlato con il vice sindaco di quanto buoni siano i formaggi di Malga. Beh, ne abbiamo una, ad esempio, da raccontarvi, Malga Mariec, proprio sopra Valdobbiadene. Siamo con il Casaro Italo Curto. Allora, qui c'è anche un concorso Italo che ogni anno viene fatto e ogni anno, insomma, vi vede anche protagonisti voi. Ma il segreto per fare un buon formaggio qual è? Una tecnologia avanzata per la lavorazione, abbastanza moderna. Buon latte, le vacche tutte nostre controllate, una buona alimentazione, che si parte già dall'alimentazione, le vacche, il posto, l'alpeggio godono di... Quante ne avete voi in Malga? 85 vacche in lattazione più tutto il giovane bestiame. Quindi vacche che si nutrono dei fiori, delle erbe montane e da qui un latte straordinario pieno di profumi? Sì, specialmente nel periodo fine giugno-luglio, il periodo migliore per l'erba in montagna, sono i fiori tutti in fioritura, l'erba è bella verde, poi verso la fine stagione, agosto-settembre, quando l'erba è secca, diminuisce anche la qualità del formaggio. Qual è il formaggio più buono della vostra Malga, secondo lei? Il più buono della nostra Malga è il Monte Cesen stagionato per noi, però anche col piccolo Marie, che è una cacciata fresca, che Esus Veneti abbiamo fatto quest'anno medaglia d'oro, abbiamo avuto grosse soddisfazioni, miglior formaggio del Veneto. Da quando si potrà venire in Malga? Dai primi di giugno a fine settembre è aperto tutti i giorni, mentre nei weekend, a Pasqua, i weekend. Allora, io la ringrazio ancora, salutiamo anche Patrizia, ovviamente Curto. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, poi continuiamo ancora con Tanta San Gregorio a Valdobbiadene, tra poco. Trasformare la luce solare in energia elettrica significa ricevere un incentivo sulla produzione, risparmiare sulla bolletta e produrre energia pulita. Tutti i vantaggi possibili grazie all'assistenza e alla collaborazione che può venire offerta da Ascotrade, l'azienda del territorio, punto di riferimento nel settore energetico. Presente da oltre 50 anni nella fornitura di gas, Ascotrade ha voluto offrire un servizio in più agli oltre 350.000 clienti presenti in tutto il Nord Italia, aprendosi al mercato delle energie rinnovabili e proponendo offerte altamente competitive, con progetti chiave in mano per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Ascotrade è vicino ai propri clienti con numerosi sportelli dove, oltre a offrire servizi personalizzati e di sicura convenienza sia sul gas che sull'energia elettrica, propone impianti fotovoltaici in grado di abbattere i consumi di aziende e famiglie con risparmi garantiti. Risparmiare fino a 50 euro l'anno sulla bolletta energetica è facile. È sufficiente ricordarsi di spegnere gli elettrodomestici. Lavatrici, lavastoviglie, forni, macchine da caffè vengono dimenticati quasi sempre in modalità stand-by. Il vino di oggi è Astoria Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. La versione di oggi è il millesimato. Il vigneto si trova a 150 metri di altezza e viene chiamato Costa del Sol perché baciato dal sole. L'uva è uva glera Prosecco. Il colore è certamente un bel giallo paglierino con riflessi tipici proprio di questo vitigno, che è il riflesso verdolino. Belle però le bollicine che si presentano fini, numerosi e persistenti. Il profumo è generoso, importante. Ci sono certamente queste note che ricordano la frutta, che ricordano la frutta bianca, che ricordano la mela, la pera. Certo, anche queste note vegetali finali. Bello anche questa sensazione lontanissima di una mandorla acerba. Proviamolo in bocca. Buono l'esordio in bocca. Lungo, persistente, la freschezza si fa sentire, è presente, forte, persistente, ma morbido. L'esaltazione dell'effervescenza esalta il profumo, avvolge la bocca, persistente, lungo, importante. È certamente un vino importante da abbinare a piatti importanti, antipasti importanti o primi importanti.
Salute. L'arte spumantistica della Carpenè Malvolti. È uno spumante Charmat da uve Petit Manseng, un'uva bianca degli acini piccoli dell'area dei Pirenei francesi che ci riporta alla Languedoc e allo Jurançon. Dal punto di vista visivo è prettamente un piacere vedere questo tema del valore del colore giallo paglierino ma con tonalità intense di verdolino, con una brillantezza non comune e nello stesso tempo anche il pensiero a delle bollicine che sono fini, persistenti e numerose. Quando mi avvicino al naso noto subito queste caratteristiche fruttate che ci riportano alla frutta esotica e nello stesso tempo ai caratteri minerali e voglio dire anche vegetali. Al gusto è secco, è un extra brut, è sapido, è fresco, ma nello stesso tempo mi riporta una persistenza aromatica intensa che mi ricorda le aromaticità, chissà perché, di un vitigno, di un'uva particolare. Abbinamenti, spiedini con crostacei, zuppe di mare, zuppa di pesce e vorrei dire una temperatura che è un po' leggermente superiore al solito, al normale, anche attorno ai 10 gradi. Ed entriamo allora in questo studio ideale San Gregorio Valdobbiadene per parlarvi di questi saperi e sapori e di tanta attualità. Beh, non potevamo non avere i nostri microfoni il presidente di provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Allora, il coraggio di guardare il futuro sempre con fiducia, è un po' questo che ci racconta, che ci raccontano i nostri contadini, i nostri imprenditori agricoli. Ma abbiamo fatto un'indagine accurata proprio pochi giorni fa, nel quale abbiamo verificato e abbiamo registrato una grande fiducia. Oltre il 50% delle nostre imprese, sia piccole, medie e grandi imprese, vedono il 2011 come l'anno della svolta. Hanno aumentato il pacchetto portafogli ordini, hanno aumentato i fatturati, stanno esportando di più. Questo significa che c'è una positività che si sta trasmettendo nel territorio e questo è un segnale estremamente favorevole. San Gregorio lo dimostra, ho detto prima scherzando, fiera bagnata, fiera fortunata e sicuramente ci auguriamo che sia una fortuna per tutti gli amici di Valdobbiadene, ma dell'area, della pedemontana, di queste meravigliose prealpi, di avere un anno fortunato sia in termini di fatturati delle proprie aziende, di turismo, per cui maggiore penetrazione da parte di conoscenze provenienti dall'estero. L'obiettivo che noi, a cui ci rimane ancora un obiettivo importante, è quello di garantire anche un posto di lavoro a tutti quei ragazzi che nel giro di questa crisi economica sono rimasti per strada, tutte quelle persone che vanno ancora in cerca di un posto di lavoro. Allora, io la ringrazio davvero presidente Muraro. Grazie. Noi ci fermiamo qui per un break di Cronache Trevigiane. Nella seconda parte parleremo ancora di tanta San Gregorio Valdobbiadene. A tra poco.